è stata indubbiamente una grande gioia per me ritornare in questo teatro che è simbolo del festival. Il Teatro Grande è il festival pianistico è il Teatro Grande, quindi c'è questo connubio che a mio avviso è imprescindibile, quindi sono veramente felice di essere tornato. E l'ho detto prima del bis chopiniano, ho detto al pubblico che mi è mancato, e mi è mancato anche essere qui a Teatro Grande. E ho suonato settimana scorsa a Parigi ed è stato il primo concerto, quello, dopo 8 mesi col pubblico. Quindi una, ovviamente una grande emozione profonda, e anche le cose che potevano essere banali una volta, cioè quello di avere a che fare con l'adrenalina qualche minuto prima del concerto, con lo stomaco chiuso a pranzo, non aver voglia di mangiare. Insomma, 8 mesi non sono pochi, e quindi bisogna un attimo ritornare ad averci a che fare col proprio corpo, con l'emozione, con l'adrenalina, con i nervi saldi, con la febbre da palcoscenico, con tutte queste cose. E quello che io percepisco dentro di me è un senso liberatorio. Tornare a far musica ha veramente questo senso, un'estrema gioia, una grande liberazione, come se fosse un grido di gioia per tutti questi mesi difficili, indegni e di grande rabbia. Ecco, la rabbia lascia il posto alla bellezza della musica. Il cartellone di quest'anno, come noto, è dedicato praticamente interamente a Chopin. La stasera invece abbiamo eseguito due compositori coevi, Mendelssohn e Schumann, due compositori nati praticamente nello stesso periodo, cioè Mendelssohn è nato nel 9, un anno prima, Schumann è nato esattamente nello stesso anno di Chopin. E Schumann è stato un compositore tra i primissimi a riconoscere il genio chopiniano, e il concerto per pianoforte orchestra si inserisce in quella temperia romantica, in un periodo straordinario che è quello appunto del primo, diciamo la prima metà dell'Ottocento, della quale Chopin fa da padrone.